Eravamo rimasti. Scusate, siamo un po' fiacchi oggi. Un coerente seguito al fregio è fornito dal celebre dipinto che Marcantonio Michele vede in casa di Taddeo Contarini nel 1525, annotando nel suo quaderno quanto segue: la tela aglio degli tre filosofi nel paese, due riti et uno sentado che contempla gli raggi solari con quel saxo finto così mirabilmente. Fu cominciata da Zorzo da Castelfranco e finita da Sebastiano Vinitiano. Sull'identità dei presunti tre filosofi si è ovviamente aperta da tempo e non si è mai chiusa una sequenza di ipotesi combinatorie più o meno plausibili, ma riscuote un discreto successo anche l'alternativa in chiave cristiana fornita dalla ricorrente identificazione con i re magi. Costretti peraltro a rinunciare alle insegne del rango, a portarsi appresso non doni ma strumenti di misura e a contemplare una grotta disperatamente vuota. Il vecchio ha il compasso e una tabella ricca di segnali astrologici. Il giovane ha compasso e regola, ha squadra. È quello che in tutti i sensi è il mediano. Per età e posizione sarà inevitabilmente, anche se privo di qualsiasi strumento, collega delle altre due. I tre filosofi sono più precisamente tre astrologi di diverse età, nazioni, religioni e culture. Da quel che vediamo, un vecchio ebreo, un arabo di età adulta. È un più indefinito giovane occidentale. Il più importante e autorevole è evidentemente il vecchio ebreo, qualificato dal compasso e dalla tabella, quale protagonista e depositario dell'antica scienza. La tabella figura 5, che è l'indicazione più forte e dettagliata di tutto il dipinto. È quindi la chiave del problema interpretativo, rimanda ancora una volta alla grande congiunzione del 1503-1504, in particolare all'eclissi di luna del 29 febbraio 1504. In alto a sinistra si legge forse la data 1504, integrando di color bruno mentalmente, con un pastello su una riproduzione. Il numero 1 quasi svanito, al centro sta una piccola sfera leggermente ombreggiata. E una grande faccia quasi totalmente scura. Ti compongono un sintetico diagramma dell'eclisse di luna, subito al di sopra. La scritta è sbiadita e sbavata, piuttosto che Celus o Celum, che oltretutto hanno una lettera in meno, si legge per l'appunto Eclisi. La tabella è completata in basso da un sole arroggiato al tramonto, dove in parte si leggono e in parte si integrano le cifre da 1 a 7. In questo contesto esse si riferiscono al cosiddetto oroscopo delle religioni, ossia la teoria di un percorso ciclico attraverso 7 età, collegato ai pianeti e alle grandi religioni, caratterizzato da un progressivo decadimento dell'universo e dell'umanità fino alla catastrofe conclusiva e alla rigenerazione in un ciclo rinnovato. All'interno di questa teoria l'attenzione tende progressivamente, scusate, a concentrarsi sulle tre religioni monoteistiche, ancora d'attualità, l'ebrea, la cristiana e l'islamica, trascurando i residui fantasmi caldei o egizi.
Si potrà allora lavorare sull'ipotesi che i tre filosofi siano i rappresentanti o addirittura i fondatori delle tre grandi religioni, sfruttando anche quel settore complementare dell'astrologia che determina elementi di fisionomia e di carattere in base agli influssi dei pianeti. E per altro verso, integrando le informazioni che vengono dal dipinto, come è ora, con quelle che vengono dalla sua radiografia. Testimone di una versione originaria sensibilmente diversa da quella finale, la religione ebraica dipende dalla congiunzione di Giove e Saturno. Il vecchio corrisponde perfettamente alla caratterizzazione saturnina dell'ebraismo come religione della profezia e della rivelazione. L'avevo già spiegato con la tabella di previsioni astrologiche che, oltretutto, apparenta il personaggio all'iconografia di Mosè con le tavole della legge. In radiografia la testa del vecchio appare inoltre adorna di un vistoso diadema sacerdotale che traduce in un oggetto figurato i raggi dell'illuminazione celeste. Questo non è un ebreo qualsiasi, ma è appunto Mosè. Fondatore dell'antica legge, guida del popolo eletto, interprete orgoglioso della divina sapienza. La religione islamica dipende dalla congiunzione di Giove e Venere. Il filosofo mediano per età e posizione è caratterizzato quale musulmano non solo dall'inequivoco abbigliamento, ma anche dalla mano ostentatamente posata sul ventre. In termini di anatomia, astrologicamente orientata. Il ventre corrisponde al segno della bilancia, domicilio di Venere. Il gesto sottolinea latitudine venerea, tradizionalmente attribuita ai popoli arabi. D'altro canto, il personaggio appare elegante e dignitoso e sembra intrattenere un privilegiato dal rapporto di attenzione e scambio col vecchio ebreo. Questo non è un arabo qualsiasi, ma è Maometto, fondatore dell'Islam, ma il terzo filosofo non è certo Cristo, né altro ipotetico fondatore o rifondatore della religione cristiana. Come si potrebbe assegnare questa identità e questo ruolo al giovane sbarbato e ricciolato? L'apparente incongruenza può essere agevolmente risolta, esaminando con attenzione le fonti, il quadro, soprattutto la sua prima versione testimoniata dalla radiografia, dove il giovane è molto diverso, caratterizzato dal profilo aguzzo, dallo sguardo maligno, dall'alto copricapo che sale a calotta, scomparendo dietro il braccio dell'arabo. Dopo Maometto e l'Islam, più giovani di Maometto e dell'Islam, non possono esserci Cristo e il cristianesimo, perché Cristo e il cristianesimo vengono ovviamente prima del Maometto e dell'Islam. Dopo la legge di Maometto c'è solo l'età della congiunzione Giove-Luna, l'età dell'Anticristo. Spiegano gli astrologi che egli verrà proprio nel 1534, al momento della grande congiunzione caratterizzata dall'esaltazione di Giove in Cancro, casa della Luna, falso profeta, falso sapiente, falso astrologo, non scienziato ma negromante, porterà un'epoca di menzogne, di rivolgimenti e corruzione e morte, che fortunatamente sarà breve, come brevi sono i moti circolari della Luna. Questo giovane non rappresenta il cristianesimo, ma semmai la sua estrema decadenza. È l'imminente attualissima incarnazione dell'Anticristo, rappresentato secondo l'iconografia più consueta, che è appunto quella di un giovane, a volte fornito di strane berrette e a volte con lunghi capelli ricci, in bella vista. Dall'espressione a volte malevola e arrogante, e a volte ipocritamente benevola o compiacente, come le troviamo in due celebri e quasi sincroniche xilografie di Albrecht Dürer, il dichiarato avvento dell'Anticristo per la nave dei Folli di Sebastian Brandt, Basilea 1494, figura 9. E la sua più defilata e subita apparizione, ma proprio insieme a un ebreo. Scusate, ma proprio insieme a un arabo e a un ebreo, nel martirio di San Sebastiano 1494-95, figura 10. La versione originaria in radiografia offre la prima variante, più caratterizzata e inquietante.
La versione conclusiva del dipinto offre la seconda variante, più generica e rassicurante. Secondo la testimonianza del Michian all'Atena, fu cominciata da Giorgio da Castelfranco e finita da Sebastiano Vinitiano. Dalla radiografia s'apprende inoltre che i tre filosofi erano già opera finita prima della rifinitura di Sebastiano, ma con notevoli scarti iconografici tra la prima e seconda versione, di conseguenza. La richiesta di modifica materiale sottintende l'esistenza, l'esigenza, scusate, di una modifica tematica. Sebastiano attenua i contrasti, diluisce le espressioni, confonde le individuazioni fra un ebreo che è molto meno ebreo e non fa più un egromante pseudo-cristiano, ma un umanista occidentale. Non solo una modifica, ma un vero e proprio mascheramento, evidentemente dettato dal proprietario del dipinto per cautela, per attutire l'impatto di un soggetto troppo rischioso. Ci riuscì perfettamente a giudicare dalle letture invariabilmente concilianti, poi imbastite sui già neutri tre filosofie del Michel. Sul problema dell'anticristo si contrappongono tra 4 e 500, e naturalmente anche prima, due inconciliabili schieramenti. I cristiani ritengono che l'anticristo verrà da stirpe ebraica, e anzi sarà il falso messia atteso dagli ebrei. Gli ebrei, in attesa del vero messia, sostengono che l'anticristo verrà dalle file cristiane, e anzi sarà l'estremo rappresentante del cristianesimo degradato. Giorgio e il suo committente sono evidentemente sulla seconda posizione, già che nei tre filosofi l'ebreo c'è già ed è un vecchio venerabile che reca nella tabella astrologica la chiave del sapere. C'è anche l'arabo che, malgrado il gesto venereo, sembra proprio un sapiente astrologo dei tanti che la sua gente ha prodotto. Ma non c'è il cristiano, o no, se c'è il cristiano dei tempi ultimi, il falso profeta, il falso messia. Il mago nero, apparentemente impegnato a scrutare e misurare la grotta deserta, dove non c'è o non potrebbe esserci alcuna natività e alcun diverso messia, dove Edera e Fico, tradizionali simboli d'elezione. Contrassegnano invece un vuoto oscuro, e dove la roccia riproduce, stagliato contro il cielo, l'ingannevole profilo della Sfinge. Anche i tre filosofi, come il Frege di Castelfranco, rinviene direttamente alla speculazione di Giovan Battista Abioso, che per la fatale congiuntura del 1503-1504 e per gli anni successivi prevedevano il declino conclusivo del cristianesimo, l'ulteriore sviluppo dell'islamismo e, dopo il breve dominio lunare del pessimo mago, la restaurazione del ciclo nel segno di Saturno e dell'ebraismo. Siamo sul piano di una totale adesione virata in termini astrologici alle tendenze millenaristiche ricorrenti nel pensiero ebraico, dove la prospettiva della salvezza coincide sempre con il riscatto della catastrofe e dell'annientamento. Eppure le aspettative messianiche ebraiche, incoraggiate da nuovi annunci, da nuove figure carismatiche, a cominciare dal vecchio patriarca Isaac Abrabanel, scusate, prodotto a Venezia proprio nel 1503. È subito identificato dalla sua comunità e forse da Giorgione come nuovo Mosè. Non appaiono poi molto lontane dall'attesa del Papa Angelico, promossa dalle correnti geochimiche Giacomite cristiano, Gioacchimite cristiano. Scusate. L'abbioso Giorgione e il suo committente sembrano rimandare a una cerchia rigoristica di cristiani colti e delusi, inclini a cercare nella religione e nella cultura ebraica l'alternativa al cristianesimo deteriorato. Quale fosse la composizione di tale cerchia, se poi di questo davvero si tratta e non della semplice somma di rapporti occasionali, di interessi isolati, è problema negli ultimi tempi, dibattuto ma per ora irrisolto. Dalle notazioni del Michele si ricavano i nomi dei collezionisti che possedevano dipinti del Giorgione tra il 20, 1525 e il 43, ma non è detto, anzi sembra il più delle volte improbabile.
che di quei dipinti molti anni prima, cos'erano stati loro stessi committenti, almeno nel caso di Taddeo Contarini, il ricchissimo patrizio mercante che nel 1525 possedeva i tre filosofi. C'è tutto un buon indizio e documentario per collegare commissione e collezione. Nel 1524, l'anno della grande congiunzione in pesce e del terrore per l'imminente diluvio universale previsto dagli astrologi, Taddeo si fa prestare dalla biblioteca marciana. E se non per sé, per lo studioso figlio Gerolamo, quattro codici, le storie di Appiano. Due manoscritti di Galeno, padre della medicina, e uno di Filone Ebreo, filosofo della progressiva decadenza dell'umanità, e il suo riscatto sotto la guida di Mosè. Siamo a pagina 26.